Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati qui su Expeditions Conquistador. Ormai sono già parecchi video che cerchiamo di prendere la città e ancora non è concluso. È dall'episodio 65, se non sbaglio, che abbiamo iniziato tutto ciò. E siamo all'episodio 69? Niente, vediamo cosa vuole Noriega. Qua abbiamo visto che non si può uscire dalla città. Il Grande Tempio è riuscito a resistere intatto alla guerra, non ci sono sacerdoti, ma le statue di giada e i manufatti d'oro sembrano essere stati risparmiati dai saccheggiatori. Probabilmente ci dirà: ehi, devi picchiare Totonaki. Capitano Noriega sta aspettando con una squadra di suoi uomini e un gruppetto di schiavi in una delle stanze esterne. Mi solleva a vedere che ce l'avete fatta a sopravvivere al combattimento, Iulus. A quanto pare i Totonaki hanno conquistato la città, ma la loro posizione rimane precaria per ora. Dimmi, vi stanno preparando qualche celebrazione? The Pictotonte era un banchetto in nostro onore questa sera. Noriega si sfrega il mento. Allora è lì che dobbiamo colpire. Avete un intero battaglione di soldati spagnoli che aspettano fuori dalla città. Se riusciamo ad allontanare The Pictoton dalle sue guardie durante il banchetto, possiamo eliminarlo facilmente. Le tue truppe potranno avanzare e impadronirsi della città, che nel frattempo sarà nella confusione totale. Così Tenochtitlan sarà nostra e potremo mettere l'intera area sotto il controllo della Spagna. Non lo so. Non lo so. Ho provato a fare qualcosa di diverso. Ho provato a dimostrare che gli spagnoli che erano venuti qua prima erano persone diverse da noi. Che noi avremmo portato pace e commercio in questa zona del mondo. Ho preso due seguaci del loro popolo, Anacaona e l'altro guerriero che è stato utile per le pattuglie. E uccidere il padre di Anacaona così all'improvviso la mia moralità me lo impedisce. Mi inimicherò Noriega, mi inimicherò Iruenes, mi inimicherò Ruiz. Vale la pena. O rimango schiavo di quello che sono le loro aspettative. Però l'uomo deve mettersi da parte rispetto alla collettività e qui ne va della corona di Spagna. Per cui a malincuore, ragazzi, molto a malincuore, ma lo farò. Tradirò i Totonaki. Noriega ti poggia una mano sulla spalla. Non dimenticate che ora The Pictoton è imperatore e noi stiamo organizzando un attentato contro di lui. Se falliremo, verremo sicuramente giustiziati. La nostra impresa di questa sera sarà ricordata nei secoli a venire. Buona fortuna. Abbiamo un salvataggio comunque prima, per cui possiamo provare anche l'altro. Più tardi in serata fai ritorno al palazzo con tutte le tue truppe. Il palazzo mostra ancora qualche segno dei combattimenti, tuttavia è stato ripulito sorprendentemente bene, ed è in una condizione del tutto rispettabile per un banchetto reale. The Pictotone è tornato ad essere quello di prima, si è tolto l'armatura da guerriero giaguaro per indossare delle vesti estremamente decorate che tu sospetti abbia sgraffignato dai guardaroba di Montezuma. Ti unisci a lui e ai nobili scelti attentamente fra quelli di più alto rango della città nella sala del banchetto, per goderti uno dei pasti più succulenti che tu abbia mai consumato da tempo immemore. Tra l'altro, storicamente credo sia andata così la situazione. Il capotribù divenuto imperatore, facendo ai suoi servitori portati 4 grandi forzieri colmi di oro, giada, oltre che di perle e pietre preziose. I tuoi uomini trattengono il fiato dalla gioia, e in tutta la sala del banchetto risuonano applausi ed esclamazioni di gioia. 12.000 tesori. Invita Pictotone ad entrare nel giardino con te.
Quando tutti sono ormai ubriachi e satolli per lo splendido banchetto, ti avvicini a Epictetone e gli chiedi se ti concede l'onore di recarsi nel giardino assieme a te, poiché desideri discutere di alcune questioni legate alle future relazioni fra i vostri popoli. Quest'ultimo accetta senza fare domande. Epictetone si alza per seguire te e alcuni dei tuoi uomini nel giardino, affinché nessuno del banchetto possa sentirvi. Alcune guardie si aggirano per i donterni, ma si spostano ai margini del giardino non appena vi entri assieme al nuovo imperatore. Noriega spunta fuori da un albero, da dove era praticamente invisibile nell'oscurità rischiarata soltanto dal chiaro di luna. Epictetone sembra sorpreso dalla presenza inaspettata del capitano. E questo chi è? Cosa succede? Allora, le opzioni sono: nulla di personale capo, ma la nostra posizione qui migliorerà notevolmente a seguito della vostra morte. Aspetto questo momento da tantissimo tempo, da quanto tempo ormai mi impartite ordini, mandandomi in giro a occuparmi del vostro lavoro sporco? A chi importa del loro? Questa è la mia ricompensa per un simile oltraggio. Mi dispiace, capo, ma i miei obblighi nei confronti della Spagna sono molto più importanti di qualsiasi accordo tra noi, andrei con la terza. Epictetone appare sconvolto, per un momento pensi che sia sul momento di mettersi a piangere, tuttavia incanala il suo tradimento in un tremendo attacco di collera. Dopo tutto quello che abbiamo passato, dopo tutto quello che avete fatto per me, ora vi rivoltate e mi pugnalate le spalle? Alla vigilia stessa della nostra vittoria, siete disposto a privare la mia gente della libertà con un tradimento senza onore? Mi assicurerò che il vostro ricordo venga tenuto in grande considerazione. Nel frattempo, Nakaone avanza lentamente verso i margini del tuo gruppo. All'improvviso strappa una lancia dalle mani di una delle guardie e schizza a fianco di suo padre, passandogli l'arma. Epictetone è completamente impreparato per questa imboscata, ma sembra comunque determinato a portarti a Mictlan assieme a lui. Che è quello che è successo realmente, comunque, tutto ciò. Posso usare i calli. Lopez. Aspetta, togliamo da Irwenes che... Siamo di nuovo in battaglia per l'ultima volta, immagino. Come sette nemici rimanenti? Ma siamo via di testa! Che cazzo? Dai! Mi sa che farò questo episodio, ma poi farò save scumming per... evitare che succeda. Ma lui può scappare. Probabilmente sì.
molto triste questa situazione, ragazzi. Ce l'ho quasi perso quello. Chi è Ortega? Potevo solo dirlo, invece non l'ho fatto. Perché non l'ho fatto? Ah, ce n'era ancora uno là, cavolo! Comunque 5 nemici rimanenti, chi che rimane? Sono molto... Non so se dire triste, ragazzi, ma... Mi sa che annullerò questa scelta. Caricherò questo video, ma poi dopo farò... L'altro episodio in cui probabilmente dovrò combattere contro Ortega, invece. Mi spiace la cavona. È particolare che sia Ruiz a infliggerle quel colpo. Mi dispiace la cavola dimostrarti che tuo padre aveva ragione.
speravo di meglio. Tepictetone è morto, il regno che ha sognato per così tanto tempo è durato soltanto una sera. Non potendo partecipare al tuo tradimento, sua figlia Nakaona l'ha raggiunto nell'aldilà. Nelle sale del palazzo tutto tace, eccetto per qualche rumore distante degli ultimi ospiti che lasciano il banchetto tenuto in tuo onore. Noriega riprende fiato e si avvicina a te, mentre il resto dei tuoi uomini saccheggia i cadaveri. Un piano eseguito alla perfezione, Julius, e sono onorato di essere stato al vostro fianco fino alla fine per aiutarvi a conquistare l'impero Azteco. Sono sicuro che c'è ancora molto da fare. Ad ogni modo, ormai il grosso è fatto e è improbabile che la città decida di arrendersi subito. Dobbiamo portare qui le nostre truppe dalla guarnigione e dalla fortezza e consolidare il nostro potere. Questo è comunque un compito tedioso, mentre voi siete un uomo d'azione, non è vero? Penso che le vostre truppe non avranno nulla da obiettare se desiderate ritornare in Spagna e riferire al re le nostre gesta in queste terre. Si è trattato di una scaltra vittoria, inoltre portando con voi anche una quantità sostanziale di tesori, oserei dire che farete un'ottima impressione a corte. Buona fortuna con il vostro incarico qui, Capitan Noriega. Quest'ultimo sorride e ti dà una pacca sulla spalla. E anche a voi con il vostro, a prescindere da quale sarà la vostra prossima avventura, Capitan Mazzetes. Con ciò vi separate per lasciare il palazzo con la maggiore discrezione possibile. E se torno qua cosa succede? È finito tutto. Allora, facciamo un salvataggio con Viva la Spagna. E nel prossimo episodio invece vedremo che cosa succedeva se per caso avessimo scelto di schierarci con i Totonachi contro Noriega. Io vi ringrazio ancora per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.